Autorità civili, religiose colleghe e colleghi, studentesse e studenti, signore e signori, sono molto lieta di poter accogliere Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nostro allievo negli anni 70, al quale oggi la nostra Università ha l'onore di conferire il dottorato di ricerca honoris causa in Studi Politici nella convinzione che la sua attività e i suoi interventi presentino meriti umanitari e sociali di indubbio rilievo, ampiamente riconosciuti a livello pubblico e abbiano contribuito in maniera significativa alla riflessione anche negli ambiti disciplinari del dottorato di ricerca che oggi gli viene conferito. Il cardinale Zuppi si è laureato in lettere e filosofia alla Sapienza nell'anno accademico 77-78, erano anni abbastanza turbolenti per il nostro Ateneo, lo ricordava prima proprio il cardinale entrando in, in quest'aula quest Magna. Il cardinale che all'epoca era già attivo nelle periferie di Roma animando gruppi di giovanili della comunità di Sant'Egidio, si è laureato con l'aude con una tesi dal titolo Cultura monastica e civiltà cristiana nella formazione di Delfonso Schuster, il monaco benedettino che fu poi cardinale arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954 e che era nato a Roma da un sarto bavarese che confezionava abiti per le guardie svizzere. Relatrice della tesi è stata la professoressa Maria Grazia Mara, nostra emerita di storia del cristianesimo, purtroppo scomparsa nel dicembre del 2019, donna di profonda cultura e grande sensibilità. Con la professoressa Mara il nostro laureato ha dunque completato gli studi in sapienza per poi intraprendere le strade che lo hanno condotto dalle periferie romane al sacerdozio, dalla mediazione della pace. In Mozambico, della quale, proprio in questi giorni, il 4 ottobre scorso eh, sono ricorsi 30 anni, fino all'impegno per la cura dell'AIDS in Africa, passando attraverso numerose tappe che non menzionerò personalmente in quanto poi verranno opportunamente ricordate nella Laudazio. Desidero però in questa sede eh, sottolineare il pensiero che ha sempre contraddistinto. E orientato le sue azioni benefiche e solidarie. E per farlo voglio proprio citare le parole che il Cardinale ha pronunciato lo scorso mese di settembre ad Assisi in occasione dell'ottava edizione del cortile di Francesco. La vera solidarietà non è quella episodica, ma quella che aiuta a risolvere le cause e che coinvolge, che coinvolge tutti. È quella che oltre alla gratuità deve avere anche un po' di giustizia, di equiparazione, perché se io ho già tanto tengo un po' di meno per chi non ha niente. E allora sono parole significative che toccano le coscienze di tutte e tutti noi e ci devono invitare ad agire e assumerci le nostre responsabilità, non solo nella sfera delle relazioni. Umane e sociali, ma anche nell'ambito nell del nostro ruolo professionale, che ogni giorno siamo chiamati a ricoprire quali formatori delle nuove generazioni. Ma questo non può bastare ed è necessario continuare a lavorare per rendere gli studi universitari sempre più sostenibili, inclusivi e capaci di premiare il merito. Sua Eminenza, eh, conciliare eccellenza e inclusione è una delle missioni. Eh, di sapienza in cui noi tutti, in tutta la nostra comunità, crede fermamente e il suo costante impegno eh, per il rispetto dei diritti umani in difesa dei più deboli ci conferma che la strada che, che ha intrapreso il nostro Ateneo nella lotta alle disuguaglianze, alle disparità di opportunità sia quella più giusta e quella più efficace per cambiare e migliorare la vita delle persone e vorrei approfittare di questo suo ritorno in sapienza anche per rendere al cardinale quello che è suo e che ci ha lasciato di fatto in custodia per molti anni. Innanzitutto il suo diploma di scuola superiore che era <ride> necessario per, <ride> per l'iscrizione agli studi universitari e che abbiamo ritrovato negli archivi delle nostre segreterie del liceo classico Virgilio da cui ha preso le mosse un, un cammino importante per la sua vita e, ed in quella scuola che tra l'altro ha conosciuto Davide Sassoli, compianto presidente del Parlamento europeo. nel quale il Cardinale, da amico prima di tutto, ha celebrato i funerali di Stato il 14 gennaio scorso. Poi le restituiremo anche il libretto universitario, con la foto di qualche anno fa, e naturalmente con tutte le firme dei docenti che l'hanno accompagnata nel suo percorso di studi alla Sapienza. Infine abbiamo anche trovato una copia della sua tesi di laurea e ci farà molto piacere insieme al diploma di eh, dottore honoris causa di, di donargliene una rilegatura che le possa ricordare questa giornata. Quindi, a tutte queste restituzioni vogliamo aggiungere oggi, con viva eh, soddisfazione e rinnovata stima, il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in studi politici in linea con la tradizione di eccellenza, con i valori di inclusione. E cooperazione che caratterizzano la nostra università. Grazie e congratulazioni, Cardinale. Procediamo. Magnifica rettrice, stimati colleghi, studenti, signore e signori. La Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione è particolarmente onorata di proporre nella giornata odierna il conferimento del dottorato di ricerca onoris causa in studi politici a Matteo Maria Zuppi. La nostra facoltà accoglie da sempre l'idea che il sintagma bene, bene comune evochi un'efficace sintesi semantica dei nuovi bisogni della società democratica. E condivide in particolare la, la sensibilità compendiata dalla massima della Summa di San Tommaso, Bonum est diffusivum sui che, ricordo a me stesso, ci invita al bene per diffondere altro bene, ancor più nella fase in cui viviamo, dove risultano crescenti gli accenti, accenti all'individualismo e ricorrenti le divisioni nell'ambito delle relazioni tra privati. Ora, non è certamente agevole. Tracciare in poche parole, in modo esauriente, la complessità e la profondità del contributo di idee fornite, fornito da Matteo Zuppi. E per tale ragione resisterò alla tentazione di restituire anche soltanto profili di tale complessità. Anche perché tale contributo, come evocava precedentemente la magnifica rettrice, certamente significativo per la conoscenza delle dinamiche costitutive ed evolutive della politica contemporanea, è fornito attraverso una prospettiva interdisciplinare. Vorrei però segnalare la rilevanza che assume il valore dell'impegno politico nel pensiero di Matteo Zuppi, espressione di fede in un'idea del bene comune quale presupposto della democrazia. Idea questa ben testimoniata anche dall'intensa opera pastorale, a suo, a suo tempo prestata, come già è stato ricordato, nella nostra città come parroco e poi vescovo ausiliare, e ora come arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La civitas, come scrive il nostro laudato, ha bisogno di artigiani del bene comune, capaci di affrontare situazioni diverse con umanità e intelligenza. E sotto gli occhi di tutti, infatti, il problema di una società a pezzi, che la politica non ricompone, mentre spesso si sviluppa un dolente individualismo, bisogna cioè costruire una comunità di destino. Non possiamo smettere di cercare di leggere i segni del tempo, mai abituandoci ai mali per capire e costruire il bene. E dunque in questione la centralità del patto sociale su cui regge il, princip il principio della democrazia rappresentativa e traspare in piena luce quanto l'insicurezza, soprattutto percepita, abbia acuito la crisi delle nostre istituzioni. La democrazia non fiorisce in un contesto di ipertensione sociale ed entra in crisi ogni qualvolta è allentato il legame che unisce il singolo alla comunità. Ora, l'accento posto da Matteo, da Matteo Zuppi al valore politico e sociale dell'agire per altri parrebbe ascrivibile, a mio modesto parere, ad una duplice matrice culturale. Anzitutto alla tradizione più nobile della letteratura italiana, nello Zibaldone Giacomo Lopardi fornisce, 200 anni fa, una amara definizione delle forme antisociali quanto più si trova nell'individuo il se stesso tanto meno esiste veramente la società così se l'egoismo è intero la società non esiste se non di nome perché ciascun individuo non avendo per sì per fine se non se medesimo non curando affatto il bene comune e nessun pensiero o azione sua diretta al bene o piacere altrui forma da solo una società a parte perciò l'egoismo aggiunge il poeta è sempre stato la peste della società. Tale tradizione, appena richiamata con le parole del poeta, trova un proficuo riscontro nella recentissima nota post-elettorale resa da Matteo Zuppi, quale presidente della, CEA, della uh, presidente CEI, dove è espressa l'amara constatazione, magari è un auspicio questo, dove ecco, è espressa... Ove, ove è espressa l'amara constatazione dell'impressionante aumento dell'astensionismo nel nostro paese, sintomo di un disagio che non può essere archiviato con superficialità e che deve essere invece ascoltato. Da qui l'invito ad essere protagonisti del futuro, nella consapevolezza che sia necessario ricostruire un tessuto di relazioni umane di cui anche la politica non può fare a meno. La seconda matrice sopra evocata. Testimonia invece la sensibilità giuridica di Matteo Zuppi, il quale recentemente affida ad un'accorata lettera alla Costituzione, appena confluita nell'omonimo libro che raccoglie anche l'ultima lezione di Valerio Onida, l'invito rivolto tra gli altri al nostro legislatore di seguire il percorso tracciato dai padri Costituenti nel 1948. Percorso che, seppur delineato in vista della ricostruzione della società civile nella fase post bellica, Conserva perdurante attualità e vitalità. Abbiamo bisogno di te per ricordare da dove veniamo e per scegliere da che parte andare. La lettera appena evocata contiene un saggio di ermeneutica delle enunciazioni di principio racchiuse nella prima parte della Costituzione, ove ricorrente il monito, ricorda Matteo Zuppi, che i diritti sono sempre collegati a delle responsabilità collettive. Non va bene che la persona che tu ritieni così importante, che tu difendi e di cui vuoi il riscatto da ogni umiliazione, si pensi in maniera isolata e autosufficiente. Tale indirizzo, specificato tra le altre disposizioni anche dall'articolo 41,2 della Costituzione, non resta confinato alle mere declamazioni programmatiche, ma conduce Matteo Zuppi a tracciare lucidamente una distinzione tra chi specula e chi fa impresa. Lo speculatore non ha il problema del futuro, gioca tutto sul presente, usando tutte le qualità che bisogna riconoscergli: la rapidità, la furbizia, la capacità di arrivare per primo, di capire dove va il mercato, di assecondarlo. Insomma, lo speculatore è uno che ci sa fare, ma non ha il problema di costruire, ha il problema di prendere, di ottenere per sé. L'imprenditore esprime invece una visione, non già un calcolo individuale, espressione della comunità poiché mette in gioco se stesso anche per altri. Dunque, per utilizzare le, le parole del nostro laudato, non è un'isola, ma semmai la parte di un territorio senza confini. L'insegnamento che Matteo Zuppi trae dalla lettura della prima parte della Costituzione, oltre a fornire un monito all'adempimento dei doveri di solidarietà, veicola certamente un confortante messaggio di speranza in un'epoca di profonda ricostruzione delle macerie lasciate dalla pandemia e dall'attuale conflitto bellico alle porte dell'Europa. Ed anche per tale ragione, unitamente al sicuro apprezzamento per il contributo all'approfondimento dello studio dei processi storici e delle teorie scientifiche nelle discipline politologiche, filosofiche, sociologiche e giuridiche, l'intera comunità della Facoltà è particolarmente felice di proporre il conferimento del dottorato. Grazie. Significa rettrice, illustri vicepreside, direttrice, colleghi, dottorandi, studenti, amici, autorità, signore e signori, mi sia permesso di spiegare perché il conferimento di un dottorato di ricerca a un prete, a un cardinale, a un rappresentante della Chiesa, in una università dove non molti anni orsona ha sollevato polemica l'invito a un Papa. All'epoca si è rispolverata una polemica politica che molti di noi pensavano si fosse chiusa molti decenni prima, sull'esistenza di un conflitto insanabile tra Chiesa e Stato, tra politica e religione o ancora tra scienza e fede, l'una come dominio della ragione assoluta e l'altra come ambito dello spirituale e, come pensano alcuni, dell'irrazionale, della superstizione. Questo dibattito che pure non può non rimanere vivo come domanda filosofica, ha invece perso da molti decenni i connotati di un conflitto. Anzi, oggi figura tra le acquisizioni maggiori della nostra cultura politica quella del dialogo aperto e serrato tra credenti e non credenti, uniti nella ricerca di risposte alla nuova emergenza antropologica che ci presenta il tempo presente. E non può più destare stupore se un intero capitolo della Fratelli Tutti di Papa Francesco ha per titolo Libertà, Uguaglianza, Fraternità che recheggia un moto che a tutti noi è noto nell'espressione francese e non come parole di un capo religioso. La proposta di conferire il dottorato in studi politici a Matteo Zuppi si colloca in questa prospettiva di dialogo con le religioni e con le istituzioni religiose e quest'oggi vogliamo testimoniarlo con questo riconoscimento. Frutto di un voto unanime di una piccola comunità di donne e uomini liberi, laici, credenti e non credenti, quali il Collegio dei Docenti del Dottorato in Studi Politici del Dipartimento di Scienze Politiche. È stato ricordato che Matteo Zuppi è un nostro ex allievo, un giovane che ha studiato e si è laureato la sapienza, alla quale è stato ammesso dopo aver frequentato, come molti di noi, uno dei tanti licei statali della Capitale. La formazione di Matteo Zuppi, insomma, non è quella tradizionale di un seminarista ottocentesco, ma quella tipica di un giovane italiano che si rivolge a fiducia nelle istituzioni scolastiche pubbliche, consapevoli di quante esse garantiscano non solo l'eccellenza dell'insegnamento, ma anche la libertà e la pluralità degli orientamenti dei docenti e dei discenti, sole fonti di uno spirito critico del mondo e della storia, al quale cerchiamo tutti noi di formare i nostri studenti. Proprio in questo Ateneo, nella temperia culturale degli anni 70, nella quale ancora imperavano atteggiamenti carichi di violenza e di odio, Matteo Zuppi compie un'altra scelta, una scelta di fraternità, di fratellanza, che lo avrebbe portato poi agli studi ecclesiastici per dedicarsi al sacerdozio. Una scelta, forse all'epoca, controcorrente che avviene tra i sogni rivoluzionari di una generazione che vive una sorta di millenarismo e che poi talvolta si perde nell'illusione del terrorismo, oppure più spesso si chiude nell'individualismo, nell'egolatria, in una dimensione tutta privata e autoreferenziale della propria esistenza e dunque della storia. La storia, quella che noi studiamo e insegniamo nelle nostre aule e nel nostro dottorato, ha un'importanza profonda nel pensiero di Mazeo Zuppi come l'ha nel Magistero di Papa Francesco, che ha rinnovato costantemente l'appello allo studio del passato come vero antidoto alle nuove ideologie e ai populismi che intendono creare nuove forme di colonialismo culturale, di razzismo, di schiavitù. E se la storia mostra che il mondo attuale è ormai uscito dalla cristianità, perché è finita l'epoca cristiana, l'epoca dell'Europa cristiana, ci dice il laudato, sono i cristiani che debbono uscire nel mondo, nella storia, per non inaridirsi e per testimoniare il Vangelo. La Chiesa di Matteo Zuppi vuole aprirsi sempre più alla società e dunque alla politica, per incontrare la modernità e le sue esigenze, i segni dei tempi nuovi e per incontrarli non con un insieme di regole e precetti, ma con un'interpretazione sempre nuova del Vangelo e con la partecipazione attiva alla politica che abbia come fine la costituzione di comunità di esseri umani responsabili gli uni di fronte agli altri. Ed è qui, nella costruzione di queste comunità, e cioè nella politica che pensa, crea e organizza istituzioni, che avviene la saldatura tra la ricerca del nostro laudato e la nostra ricerca di studiosi. Da Cristiano Matteo Zuppi si interroga, come lo facciamo noi, su come migliorare il mondo perché alla fine la domanda che ci poniamo negli studi politici è come far stare meglio tutti, come ampliare la libertà, i diritti e le opportunità di tutti, non quella di dare a chi ha già, perché questa è una constatazione e non una domanda di ricerca che possa aprire uno sviluppo critico. Matteo Zuppi, come Papa Francesco, si interroga su modelli politici e di sviluppo economico contemporanei che non sono sostenibili perché sono irriguardosi di quella casa comune che è per l'umanità l'ambiente, che spesso opprimono o emarginano gli esseri umani anziché liberarli o integrarli, che offrono stili di vita che dissipano risorse e producono scarti. Si interroga, insomma, sulla possibilità di superare modelli politici liberali o totalitari e modelli economici basati esclusivamente sulle logiche talvolta perverse del mercato, al fine di restituire la libertà agli oppressi e rendere più equa la distribuzione della ricchezza per tutti gli esseri umani. Nutre la speranza che si possa costruire una relazione più equilibrata tra pubblico e privato, tra esperienza di vita individuale ed esperienza di vita sociale, perché ci avverte laddove tutto diventasse pubblico, compresa la dimensione privata dei singoli, il rischio e la follia ideologica dei totalitarismi. Laddove prevalesse solo una dimensione privata, senza relazione con la, con la comunità, con la società e cioè con il pubblico, tutto si ridurrebbe a un individualismo sterile, incapace di contribuire alla società e di rinnovarla. Per Matteo Zuppi, come per Papa Francesco, questioni sociali e questioni morali sono la stessa cosa e l'economia, anche quella di mercato, non può che essere sociale, cioè guidata da un'etica che riconosca la funzione sociale non solo del lavoro, ma anche dell'impresa e del capitale, affinché siano finalizzate a creare, grazie all'inventiva del genere umano, nuove comunità capaci di produrre per soddisfare i bisogni reali della società. In breve, il laudato pone una fondamentale domanda di ricerca sul mondo che vogliamo costruire e lasciare alle future generazioni. La sua ricerca è dunque la nostra ricerca. Così come ci appartiene la sua invocazione al nuovo umanesimo, cui possano convergere credenti di tutte le religioni e non credenti in nessuna religione, un umanesimo che si riconosca in alcuni valori fondamentali, che non a caso Matteo Zuppi, guardando all'Italia, ha scorto no nella nostra Costituzione repubblicana, un testo tutto laico, frutto della riflessione politica e giuridica di credenti e non credenti. Più volte ritroviamo gli scritti. Negli, più volte li troviamo negli scritti del laudato il riferimento alla Costituzione, che egli ha dita come manifesto programmatico di un progresso non solo sociale ma anche spirituale della società e dei singoli. Un manifesto nel quale tutti possiamo riconoscerci, credenti e non credenti, poiché afferma principi come la libertà e la dignità dell'essere umano o della persona umana, come la chiamano i teologi. La pace e la solidarietà internazionali o ancora l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di lingua, razza, religione, opinioni politiche e condizioni sociali o personali. Ma anche perché la Costituzione affida alla Repubblica, alla comunità statuale, e cioè a tutti noi, come compito primario la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la promozione della persona umana, che in fondo è il valore che in assoluto supera tutti gli altri e tutti li include. Proprio la promozione della persona umana all'interno di comunità di esseri umani reciprocamente responsabili, ha motivato l'impegno politico e sociale dell'audato nel mondo, nella storia, dove come cristiano e come pastore che testimonia il suo Vangelo e come italiano, fedele a quei principi della sua Costituzione, ha portato il suo originale e fattivo contributo all'assistenza ai più deboli, agli anziani, ai poveri, alle persone con disabilità o senza dimora e a livello internazionale i temi della solidarietà, del dialogo, della pace, in una parola che tutte le comprende, della fratellanza. Sono note le iniziative di Matteo Zuppi insieme alla comunità di Sant'Egidio per favorire il dialogo interreligioso e la pace e la cooperazione internazionale, dall'Africa all'Europa alle Americhe. Qualcuno ne ha già scritto la storia, altri lo faranno in futuro e non è mio compito approfondirle. Voglio qui ricordare solo l'impegno solidale e organizzato per la cura delle malattie, come la IDS, per la diffusione della scolarizzazione, per l'abolizione della pena di morte, per l'accoglienza dei migranti attraverso i corridoi umanitari, tutte iniziative che hanno come fine la promozione degli esseri umani, senza alcuna distinzione, la loro libertà, che sappiamo bene essere piena solo quando lo è anche dal bisogno. Ma la cooperazione internazionale alla quale pensa e che pratica il laudato per sostenere gli svantaggiati del mondo non vuole solo basarsi su concetti e azioni di volontariato o di dono, ma richiede uno sforzo di studio e di consapevolezza della necessità della fratellanza tra le persone umane. Una fratellanza necessaria, come necessaria è quella pace per la quale Matteo Zuppi, insieme ad altri amici come Andrea Riccardi, ad esempio, si è speso incessantemente nel corso della sua esistenza, a cominciare dalla mediazione per la pace in Mozambico, devastato dalla guerra civile di cui quest'anno ricorre il trentennale. La ricerca della pace ha visto il nostro laudato operare in tanti teatri di guerra, non per affermare astratte e rigide regole e precetti giuridici, spesso fuorvianti e incapaci di favorire il compromesso, ma per aprire e sostenere il dialogo e per trovare in concreto nuove forme di convivenza che sono sempre possibili e che sono indispensabili. Esperienze, Don Matteo, che hanno insegnato alla politica internazionale che il dialogo è possibile e che solo da esso scaturisce la pace, una pace alla quale non ci sono alternative. È necessaria dell'unica realistica soluzione, perché gli esseri umani, i popoli, le nazioni, gli Stati, tanto più se sono geograficamente vicini, sono parte di un comune destino. Di un comune futuro, di una più ampia comunità che li rende corresponsabili gli uni di fronte agli altri. Magnifica lettrice, il Collegio del Dottorato in Studi Politici, insieme al Dipartimento di Scienze Politiche e della Sapienza, vuole raccogliere i tanti stimoli che ci offre l'opera di Matteo Zuppi ed è lieto di accoglierlo oggi tra i suoi dottori di ricerca. Grazie. Beh, grazie, ovviamente, <ride> grazie anche delle tante restituzioni, <ride> diciamo così, del, di anni un po' lontani, effettivamente era un po' diversa, in quegli anni la Laura Magna era anche diversa, diciamo la, <ride> la, la frequentazione, eh, no, davvero grazie a tutte quante le cose che avete detto. Eh, del, dell'elogio che in realtà sento <coughs> è rivolto a tanti perché poi ognuno di noi è anche frutto sempre di tanti incontri eh, che lo hanno segnato che lo hanno accompagnato che lo hanno generato eh, per cui sento queste parole queste, eh, questa, questo elogio come proprio formalmente devo dire, è rivolto appunto a questi tanti incontri, queste tante persone che mi hanno accompagnato e che, senza, che sono evidentemente frutto di questo, di, sono destinatari di questo elogio, e che ringrazio eh, la mia famiglia, la comunità di Sant'Egidio, eh, i tanti che in tanti modi hanno accompagnato appunto, eh, formato, ecco, e che continuano a farlo perché poi gli incontri non finiscono e quindi c'è sempre qualcosa che eh, cambia la, la vita, la larga, le fa comprendere anche la dimensione, anche le, eh, diciamo, le, come spendere quello che, eh, quello che si è. E come è stato detto, davvero penso che anche un, non soltanto il. Diciamo, tanto della, della, della mia, della storia appunto di, di questi tanti incontri, queste tante persone, ma è anche forse un modo per provare a guardare con più consapevolezza il, il mondo intorno, eh, capirlo e anche scegliere di, come si leggeva anche un po tra le righe delle vostri vari eh, contributi, eh, di renderlo migliore. Eh, di far sì che questa conoscenza diventi eh, responsabilità, eh, diventi capacità di ehm, eh, difendere quell'umanesimo eh, di cui tanti di noi hanno goduto e che così, fa così par tanta parte della, della nostra eh, esistenza, che guardando appunto un po' eh, il mondo intorno. Eh, ne sentiamo davvero tanto la necessità e quindi anche eh, diciamo la, la, la chiamata a spendere eh, questo quest umanesimo per eh, difendere il mondo, per migliorarlo, perché questa casa comune nella quale viviamo possa essere difesa e possa proteggere la vita, soprattutto dei più deboli. Ecco. Magnifica rettrice Antonella Polimeni, illustri, vicepreside, direttrice Marchetti, coordinatore del dottorato, autorità civili, religiose e militari, membri del Collegio del Dottorato di Studi Politici, studentesse e studenti, insomma, cari amiche e cari amici, forse resta sempre il titolo migliore. Racconta Kapuscinski in Ancora un giorno... Cronaca degli ultimi momenti della colonizzazione portoghese in Angola, che per capire cosa stava davvero succedendo sul fronte attorno a Luanda bastava dare uno sguardo alla rada del porto dalle finestre dell'albergo Tivoli, in cui erano rintanati i giornalisti, privi di telefoni o telex. All'ancora erano ormeggiate in permanenza varie navi, battenti bandiere europee, i loro capitani in contatto radio continuo con l'Europa avevano una visione migliore di ciò che stava accadendo sul campo di battaglia rispetto a chi si trovava in trappola nella città assediata e accerchiata dalle truppe dell'MPLA, il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, e dell'FLNA, il Fronte Nazionale di Liberazione dell'Angola. Quando le notizie davano la battaglia finale per Luanda ormai vicina, le navi salpavano, si allontanavano verso il mare aperto per fermarsi a qualche miglio dalla costa, <coughs> sempre in vista. Quando le notizie erano migliori, ritornavano nella baia per attraccare e caricare, come sempre, caffè e cotone. Questo movimento era durato settimane e bastava guardare fuori dalla finestra per sapere come stava andando la guerra. Per molto tempo tale ritmo altanerante è stato il modello nelle relazioni tra Europa e Africa, così strette nel passato, poi così allentate da far sparire tutto un continente dal nostro orizzonte quotidiano. E questo ci dovrebbe preoccupare, perché se sparisce tutto un continente rischiamo di sparire noi. Certo, il commercio continua, come sempre, ma non basta ad avvicinare l'Africa all'Europa, se non a tratti e per motivi ben precisi e contingenti. Cos'è oggi l'Africa per l'Europa? Nel discorso pubblico il continente nero rimane sfuggente, lo si dipinge alternativamente come terra di opportunità economiche, come mostro demografico pronto a schiacciarci, giacimento a cielo aperto o antro di malattie e pandemie, buco nero che inghiotte gli aiuti internazionali o socio nel commercio internazionale, laio TEMOV o bottom billion, come scrive Paul Collier, cioè l'ultimo miliardo. La globalizzazione ha fatto arretrare la povertà estrema nel mondo. In Asia la partita è stata in parte vinta, e oltre la metà dei poveri ancora esistenti si concentra in Africa. D'altra parte, se osserviamo come sono aumentate le disuguaglianze in Europa, veniva ricordato prima, e, eh, sono anche molto aumentate, peraltro anche in Europa stessa e anche nel nostro paese, possiamo immaginare l'effetto dell'altra parte del Mediterraneo. C'è una lunga storia di rapporti tra Africa subsahariana ed Europa al centro della quale si colloca la colonizzazione, ma anche la vecchia storia dello schiavismo che provoca sentimenti controversi. Con i paesi dell'Africa indipendente l'Europa comunitaria ha tentato di costruire rapporti, collaborazioni in campo politico, economico, culturale, ma lo spirito di queste relazioni è sempre stato ambivalente. Da una parte la ricerca di profitto, dall'altra una comunanza culturale nel nome della pace e della solidarietà. Mi sembra che il pendolo si sia spostato decisamente sulla prima parte. Più recentemente l'Europa ha sostenuto i processi di progresso economico e sociale e anche di pace. In passato per esempio c'era tanta collaborazione universitaria, cooperazione universitaria, forse anche da riprendere, da potenziare. Quest'anno il trentesimo è stato ricordato, ringrazio, della pace in Mozambico, mediata dalla comunità di Sant'Egidio. Tra il 90 e il 92. Una data importante, anche personalmente per me e per molti di noi. Una pace che è divenuta un modello, una formula italiana, per dirla con le parole del segretario generale dell'ONU, Butros Ghali. Con il nuovo millennio, l'Africa si è trovata ad affrontare una fase nuova e decisiva della sua storia, caratterizzata da due grandi sfide: l'aggancio definitivo all'economia mondiale e la transizione verso la democrazia. In tale presente circostanza storica, l'Europa deve essere cosciente delle sue responsabilità per stare al fianco degli africani in maniera nuova. Ci rendiamo conto delle sfide alle quali è oggi sottoposto l'intero continente. La spinta alla liberalizzazione degli scambi commerciali ha provocato una crescita sostenuta, ma ha anche allargato le disuguaglianze e cambiato la mentalità, in specie dei giovani. Verso un'idea più individualista della vita. Persistono ampie e sempre inaccettabili zone scure. La povertà, talvolta anche estrema, affligge ancora vasti strati delle popolazioni del continente: fenomeni di violenza diffusa, conflitti che ostacolano le condizioni necessarie per lo sviluppo. L'epidemia dell'AIDS ha provocato la diminuzione dell'età media di vita, che in alcuni paesi si è abbassata per la prima volta dall'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso. La sfiducia dei giovani che non credono più nel futuro dei propri paesi ed emigrano con viaggi molto pericolosi. E davanti a, tale, a questo quadro problematico, molti giungono a delle conclusioni affrettate, definitivamente pessimistiche, e si rassegnano su un'Africa destinata a rimanere nella periferia della storia. Queste affermazioni sono arbitrarie. L'Africa non è inerte ma in piedi. L'energia e la dinamicità dei suoi popoli è sotto i nostri occhi. La caparbietà e la tenacia con cui le genti africane non si stancano di ricostruire la vita civile e materiale, anche dopo catastrofi naturali o periodi di conflitto, sono degne di rispetto, del rispetto di tutti. È la dimostrazione che l'Africa vuole vivere e che i suoi popoli e le sue nazioni desiderano divenire partner ascoltati, stimati della comunità internazionale. E l'Europa non può abbandonare l'Africa, ma deve appoggiarla e farlo. In uno spirito di partnership, che pur facendo tesoro delle esperienze del passato, qualche volta evidentemente negative, ma trovi un nuovo slancio e nuove motivazioni di collaborazione, che vadano comunque sempre oltre il mero, il mero interesse economico. Come già inizi, all'inizio di questo secolo diceva il presidente Carlo Azeglio Ciampi: Africa e Europa condividono lo stesso spazio storico, culturale e geografico. I rapporti tra i due continenti continueranno ad incrociarsi fittamente, e diceva quell'altro presidente che la geografia non si cambia. Abbiamo di fronte a noi un compito epocale: collegare saldamente e durevolmente il futuro dell'Africa all'Europa. Lo possiamo osservare nell'Unione Europea. Ogni politica basata sull'esclusione e sulla autoreferenzialità è destinata al fallimento. E qualcuno si ricorda che l'attuale Presidente del Consiglio dice che l'Italia è stata grande quando non si è pensata da sola. Questo poi forse è vero anche per tutti quanti noi, in piccolo e in grande. I due continenti sono legati da un principio di interdipendenza che deve essere considerato come un'opportunità nel complesso mondo contemporaneo. Alcuni obiettivi concreti sono alla nostra portata. Oltre alle questioni economiche... C'è da inventare assieme un modello di welfare adattato al XXI secolo, in particolare penso all'educazione, alla sanità gratuita per tutti, come forma di giustizia. Il, il progetto DREAM della Comunità di Sant'Egidio è per esempio gratuito e eh, sorprende che ancora nel, nei, paesi, nei tanti paesi dove, dove, si, dove si è sviluppato proprio questa gratuità che permette ovviamente a tutti di essere curati come deve essere. Poi la preservazione dell'ambiente come la protezione delle foreste, la lotta alla desertificazione che è davvero un interesse globale. Aggiungo il sostegno alla democratizzazione. E infine la cosa più importante, la difesa della pace. Ecco, su queste sfide è necessario un impegno ingente e durevole dell'Europa in Africa e dell'Europa nelle varie componenti culturali, religiose, ringrazio anche del, giustamente del, di come la, 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 lo spirituale non è mai in una dimensione fuori dalla vita e ha tanto da illuminare, da dare nella ricerca non solo appunto filosofica ma anche in tutti quanti gli aspetti della ricerca anche scientifica. Ne va del nostro futuro comune. Vari tentativi del passato, soprattutto a riguardo dell'aspetto economico, non sono riusciti ad operare l'auspicata inversione di tendenza. Si è, si, è, si è troppo spesso arenati nella contesa sulle migrazioni, per di più soltanto in maniera difensiva e di sicurezza, quindi proprio senza nessuna capacità di guardare al futuro e anche di cogliere l'opportunità delle migrazioni. Conosciamo già alcune delle condizioni necessarie allo sviluppo, buon governo, lotta alla corruzione, abbattimento delle barriere commerciali, politica migratoria circolare. Tuttavia, ancora più necessaria è una vasta coalizione di intenti e di assunzioni di responsabilità in favore della pace. Vorrei ribadire, come ha detto Papa Francesco, che la guerra è una resa vergognosa e lo vediamo anche in Ucraina o in Siria, ma è vero anche per l'Africa per i tanti pezzi, anche purtroppo, di quella unica guerra mondiale che insanguinano tanti paesi dell'Africa. Di fronte agli attuali drammatici conflitti europei e africani occorre una solidarietà attiva in favore della pace, capace di coinvolgere tutta la comunità internazionale. E in questo senso eh, la pace in Mozambico è una, un bellissimo esempio di come... Eh, si può essere artigiani di pace e di come questo può dare dei frutti anche davvero inaspettati, per certi versi sembravano impossibili, come quelli appunto della pace in Mozambico. Vado più avanti. Malgrado le numerose promesse di piani Marshall, l'ultimo quello proposto da Angela Merkel, non è chiaro all'Unione Europea quali possano essere le qualità di una nuova partnership euro-africana. Euro nonostante il grande bagaglio di conoscenze e di storia in comune. D'altra parte si assiste a una vera e propria ristrutturazione del pensiero politico degli africani stessi. Gli ideali panafricani sono in larga parte naufragati e l'attuale crisi generale del multilateralismo colpisce anche il continente. Per esempio le difficoltà dell'Unione africana sono emblematiche e forse non potrebbe essere altrimenti se si pensa a quelle della stessa Unione Europea su cui le istituzioni panafricane sono ricalcate. La fiducia dell'opinione pubblica africana nel grande progetto unitario si è ridotta, rivolgendosi verso nuove opzioni, nuovi modelli, come quelli autoritari sino russi. Colpisce e ci deve interrogare. Nel contesto della globalizzazione che ha rimescolato piani, identità, economia, le classi dirigenti del continente cercano vie autonome. Non temendo di opporsi alla comunità internazionale, non dobbiamo nasconderci le difficoltà attuali dietro un Irenismo di facciata. Prima ancora delle recenti polemiche provocate dalla guerra, ci sono state altre incomprensioni. Molte volte abbiamo una memoria veramente eh, molto corta, la dimentichiamo presto, e chiaramente i conflitti e le radici di queste hanno invece una memoria lunghissima. Si pensi alla tentazione dell'autosufficienza basata sulla dottrina sudafricana dell'Africa Renaissance, ai patriottismi etnici come in Costa d'Avorio, Burundi, replicati ora in Mali in chiave antifrancese, all'opposizione del governo sudanese ad ogni influenza per la soluzione del Darfur, alle lunghissime polemiche Ruanda-Francia sulle responsabilità del genocidio del 1994, superate solo oggi grazie a una rivisitazione storica della memoria voluta dal pres Presidente Emmanuel Macron a quelle tra Zimbabwe e Gran Bretagna all'epoca dell'esproprio delle terre ordinato da Robert Mugabe che hanno avvelenato per anni le relazioni fino alla caduta del leader, alle proteste dell'opinione pubblica africana contro i patti migratori firmati con gli europei in quegli anni, come l'indignazione generale africana per la schiavitù in Libia, all'affermarsi di democrazie illiberali o autoritarie sul modello sino-russo o al crescente fastidio africano nei confronti dei richiami europei su diritti dell'uomo, anticorruzione e controllo dei passaggi elettorali. Tutto questo obbliga ad una nuova fase, ad una nuova riflessione sulle relazioni euroafricane, che parta su basi non solo di interessi condivisi, ma anche di una comune visione del futuro. Ed è fondamentale. Leopold Senghor parlava di Euroafrica come un'idea di civiltà, civiltà dell'universale nell'unione tra i due continenti. Fondata su legami culturali e spirituali, e forse il punto di unione, tra l'altro, è anche l'Italia, anche geograficamente, e forse sarebbe anche importante che giocasse davvero questo ruolo. La fine della colonizzazione, dimenticata, anzi, ancora dopo, senza metterci. vi risparmio un po' di. Per, eh, così. Anche, anche poi, tanto avete il testo, quindi per maggiore ascolto direi, eurafica per un nuovo viaggio comune, senza metterci ad approfondire ora i mali dell'Europa attuale, la difficoltà del processo di integrazione sostanzialmente arenato dopo il fallimento del progetto di Costituzione europea, la sua ostinata autoreferenzialità, la crisi della solidarietà interna, ne abbiamo visti qualche esempio ultimamente, i litigi sulle migrazioni, volgarmente detti scarica a barile. E così via. Vorrei dire che l'Europa per rinascere dal suo egoismo ha bisogno dell'Africa e reciprocamente l'Africa ha bisogno dell'Europa per curare le sue ferite. L'Africa oggi per l'Europa rappresenta il grande spazio in cui mettere alla prova l'utilità della sua esistenza. A che serve l'Europa? È la domanda da farsi: senza guardarsi addosso. In genere ci stiamo sempre un po' a interrogare, mh, guardando dentro, ma alzando lo sguardo. È una grande ricetta che Papa Francesco indica a tutti, devo dire, molto efficace, cioè che uno trova se stesso provando a cercarsi nell'altro e a capire chi si è guardando l'altro, in relazione all'altro e non viceversa. L'Europa può essere utile per la creazione di un vasto campo della democrazia e dei diritti che vada da Capo Nord al capo di Buona Speranza. E si parla tanto di diritti nel nostro mondo, ma limitandoli a se stessi. E al proprio piccolo mondo. Malgrado tutto, e credo che i diritti sono una delle grandi eredità della seconda guerra mondiale, e forse dobbiamo essere anche noi anche più credibili perché eh, per sia davvero appunto questo vasto campo della democrazia e dei diritti. Malgrado tutto, e nonostante le forze che vi si oppongono, la democrazia è una profonda aspirazione degli africani, una loro, una loro attesa. E questo ci può essere. In questo ci può essere un'avventura comune. È noto che democrazia non è fatta solo di elezioni, ma anche di separazione di poteri, di indipendenza della magistratura, libertà civili garantite, Stato di diritto, libertà di stampa e di associazione. La democrazia è una lunga strada e c'è spazio per un intervento europeo non di stampo neocoloniale, ma di partenariato politico e giuridico. Il funzionamento della democrazia necessita di un lungo apprendistato. A cui però l'Europa può contribuire con esperienza e immaginazione. Si tratta di un tema globale. Il modello di capitalismo e autocrazia, capitalismo animista, come lo chiama Achille Mbembe, è divenuto una tentazione generale, ben al di là dell'Africa subsahariana, come si vede in Asia e in America Latina. Dobbiamo ammettere i danni che la crisi dell'iperliberismo economico ha provocato. La mancanza di regole nel mercato finanziario generando frequenti fenomeni speculativi globali, ha reso difficile per tutti, ma ancora più per economie semplificate come quelle africane, di compiere quel necessario processo di diversificazione che le renderebbe più mature e stabili. Poi le logiche speculative sono pericolose per tutti e possono indebolire tutti, come peraltro in parte stiamo iniziando a vedere. Questo è un altro compito che l'Europa potrebbe assumersi. Papa Francesco ne parla diffusamente nella Fratelli Tutti, è stata ricordata giustamente, opportunamente all'inizio, un modello che non crea scarti, perché è una grande visione, quella di Fratelli Tutti, che è frutto di tanta sofferenza, di uno sguardo eh, di dialogo e che aiuta tutti a guardare il nostro futuro. Un nuovo legame euro-africano può servire alla creazione di un'area comune non solo di libero scambio delle merci, ma delle persone, della cultura e delle idee. Oggi una delle sfide globali maggiori è quella di quale sia il modello sociale. Dalla crisi del liberismo, che non ha mantenuto le sue promesse di prosperità per tutti, alla deglobalizzazione in atto a causa della pandemia e della guerra, tutti si chiedono come si fa ad unire crescita con giustizia sociale. Infatti, qualcuno dimentica la giustizia sociale, pensa di risolverlo dimenticando uno dei due termini. L'Africa è il banco di prova per un'Europa meno impaurita, che desideri dimostrare che i valori del suo modello sociale sono ancora universalmente validi. Come scrive Bauman, la libertà dalla paura è stata la grande speranza dello, dello, la, è stata la grande speranza dello Stato sociale promessa che avrebbe segnato e orientato il successivo mezzo secolo di storia. Questo è il modello europeo di uscita dalla paura che l'Europa e l'Africa assieme possono riscoprire. L'Europa può essere ancora una volta il modello della libertà dalla paura, se soltanto non si limita a guardare solo se stessa e quindi poi si impaurisce, poi capita così che poi furia di guardare se stessi ci si riempie di paure. Nella sua storia, l'Europa ha elaborato gli anticorpi per combattere nazionalismo e sciovinismo, a caro prezzo, eh? vecchie malattie europee presenti anche in Africa. Esiste un umanesimo europeo che ha avuto stagioni felici e può incontrarsi con quell'umanesimo africano come era nei sogni di Senghor, l'incontro del dare e del ricevere. Con il tempo, gli europei hanno appreso la difficile arte del dialogo e del vivere insieme dobbiamo continuare ad andare a scuola, eh? l'Unione Europea è stata la sola risposta adeguata alle grandi sfide della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ogni volta che vado in qualche cimitero, oppure in qualche, a commemorare a Bologna la strage di Marzabotto, direi che è un testamento che non dobbiamo dimenticare, che ci è stato affidato, in particolare alla generazione che è immediatamente figlia ai sopravvissuti di quei sopravvissuti. Oggi ci occorre qualcosa di più, un'Europa con una missione che risvegli negli europei il sentimento del loro futuro comune, non una risposta tecnocratica o funzionale, ma un desiderio europeo che faccia appello alla profondità delle radici e ai sentimenti dei cittadini. L'Africa rappresenta il partner ideale di questa sfida per il vincolo culturale e linguistico un partner da incontrare con rispetto e senza paternalismo, perché ha molto da dare. Infine, il sogno di Papa Francesco. Voglio terminare queste mie parole con un sogno sul mondo, un sogno di giustizia e di uguaglianza, che è quello che Papa Francesco ci offre. E quando visitò Bologna, parlavamo prima con la rettrice, cinque anni or sono, e, e qui l'allora rettore... Ubertini, uh, che ringrazio anche di essere venuto, quando visitò Bologna parlò proprio all'università di diritto alla pace, celebrando l'anniversario dei trattati di Roma, che dettero vita, dopo due guerre mondiali e violenze atroci di popoli contro popoli, all'unione proprio per tutelare il diritto alla pace. Disse: Oggi molti interessi e non pochi conflitti sembrano far svanire le grandi visioni di pace. Sperimentiamo una fragilità incerta e la fatica di sognare in grande. Ma non abbiate paura dell'unità. Le logiche particolari e nazionali non vanifichino i sogni coraggiosi dei fondatori dell'Europa Unita. E mi riferisco, sono sempre però di Papa Francesco, non solo a quei grandi uomini di cultura e di fede che diedero la vita per il progetto europeo, ma anche ai milioni di persone che persero la vita perché non c'erano unità e pace. Cent'anni fa si levò il grido di Benedetto XV, che era stato vescovo di Bologna, il quale definì la guerra inutile strage. Gli saltarono addosso tutti, perché appunto diceva che era inutile strage, e quindi sembrava, ognuno interpretava che favoriva quell'altro, quando favoriva soltanto la pace. Aiutiamoci, come afferma la Costituzione italiana, a ripudiare la guerra, a intraprendere vie di non violenza e percorsi di giustizia che favoriscono la pace, perché di fronte alla pace non possiamo essere indifferenti o neutrali. Il cardinale Ercaro disse, qui disse a Bologna, era vescovo di Bologna, la Chiesa non può essere neutrale di fronte al male, da qualunque parte esso venga, la sua vita non è neutralità, ma la profezia, non neutrali, ma schierati per la pace. Perciò invochiamo lo Ius Pacis come diritto di tutti a comporre i conflitti senza violenza. Per questo, ripetiamo, mai più la guerra, mai più contro gli altri, mai più senza gli altri. Vengono alla luce gli interessi, le trame, spesso oscuri di chi fabbrica violenza, alimentando la corsa alle armi e calpestando la pace con gli affari. L'università, l'ultima citazione, l'ho lasciata tutta perché credo che veramente ci aiuta in modo così intelligente e profondo. L'università è sorta per lo studio del diritto, per la ricerca di ciò che difende le persone, regola la vita comune e tutela dalle logiche del più forte, della violenza e dell'arbitro. Una sfida attuale. Affermare i diritti delle persone e dei popoli, dei più deboli, di chi è scartato, del creato, nostra casa comune. Non credete a chi vi dice che lottare per questo è inutile e che niente cambierà. Non accontentatevi di piccoli sogni ma sognate in grande, sogno anch'io, ma non solo mentre dormo, perché i sogni veri si fanno ad occhi aperti e si portano avanti alla luce del sole. Rinnovo con voi il sogno di un nuovo umanesimo europeo, cui servono memoria, coraggio, sana e umana utopia, di un'Europa madre, che rispetta la vita e offre speranze di vita, di un'Europa dove i giovani respirano l'aria pulita dell'onestà. Amano la bellezza della cultura e di una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo, dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile. Sogno un'Europa universitaria e madre, che, memore della sua cultura, infonda speranza ai figli e sia strumento di pace per il mondo. Ecco. Questo era il sogno, è il sogno di Papa Francesco, che parla di diritti dei più poveri, dei popoli meno riconosciuti, dei popoli originari a cui è stata strappata la dignità di essere considerati come gli altri. E ciò che nella storia del mondo è capitato e accade ancora a molti popoli, a culture cosiddette minori, come i Rom, che mai hanno combattuto per una terra, mai sono stati nazionalisti. Lo stesso si potrebbe dire di molti popoli africani. Piccoli, piccoli greggi che la storia scritta dai potenti ha cancellata. Penso ad esempio agli erero della Namibia, il primo genocidio della storia avvenuto nei primi anni del Novecento, prima ancora di quello degli armeni. Penso al velo del colore, che ancora ricopre l'uomo e la donna neri per utilizzare le parole di Dubois, il leader afroamericano che fu il primo a scrivere della liberazione dei neri all'inizio del Novecento. Penso allo stigma della schiavitù, con Spirito materno il Papa richiama ognuno di noi a custodire la bellezza della diversità di queste genti solo apparentemente, come dice apparentemente minori, per ascoltarle, comunicandoci a vicenda il Vangelo della misericordia e della pace. Si tratta di una nuova inculturazione aperta e non isolata, non contrapposta, non revanchista. E qui ancora si può fare riferimento all'Africa, dove spesso l'inculturazione ha significato. La creazione di un'identità nazionale ed etnica vivace, ma anche feroce contro le altre, densa di contraddizioni vendicative, quasi che per affermarsi dovesse obbligatoriamente assumere i caratteri peggiori degli ex colonizzatori. Per questo il Papa chiama l'Africa e l'Europa a purificare le proprie identità dagli aspetti aggressivi e avversi, per rileggere l'inculturazione nel quadro della convivenza tra cultura, esseri umani e con la natura cercare un nuovo modello di sviluppo. La disuguaglianza insita nell'attuale sistema si basa sul concetto dell'io proprietario, perciò stesso alla fine violento e predatore finisce così, sempre. L'Africa continua a soffrire di tale predazione, è il momento per uscire da questo destino, potremmo farlo solo insieme. Non si tratta di retorica. Davanti alle giustizia, alla disuguaglianza, alla distrazione della coscienza sociale, il grido scandalizzato di chi si oppone alla logica predatoria propone anche un'alternativa di sviluppo realista. Il Papa cerca soluzioni che non comportino distruzione consapevole che nella disuguaglianza non c'è futuro. Fratelli e fratelli tutti. Nella sola crescita economica nemmeno, perché l'innovazione tecnologica distrugge il lavoro più di quanto ne crei. È necessaria? un'economia solidale basata sulla persona umana. Insomma, nell'attuale momento storico l'Africa e l'Europa possono fare di queste parole un disegno per il loro avvenire comune. Grazie. Ecco. Ora, con viva soddisfazione, conferiamo il dottorato di ricerca onoris causa in studi politici a Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi per i suoi meriti umanitari e sociali di indubbio rilievo nel campo della cooperazione internazionale e dello sviluppo. soprattutto rivedere la foto <ride> mitico libretto blu vediamo se mi rassomiglia <ride> mi rassomiglia insomma sì, grosso modo questo ci ricorda a tutti insomma anch'io avevo eh, un ma... libretto blu eh. Ah, sì. Sì. Vabbè, però è molto più giovane. Questo è il diploma. Eh. Grazie. <ride> Questo è un Sì. facciamo la foto con tutta la commissione. No, no. No, no. No, no. la commissione la commissione, la commissione. La commissione. grazie Chi si è preso? No, gli lasciate ecco. persa. Ecco. Eh, c'è tutto.